Si torna in pista, 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 si va 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 in pista. Caccia i pantaloni. I'm running out of time, every day goes by so fast. And every moment counts, baby, I don't wanna miss a thing. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, or hang out in hotel bars, driving somewhere in your car. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, under the stars. Ragazzi, siamo tornati! Finalmente è tornato! Come vi ricordate, l'ultima volta non era proprio finita benissimo. E ora, dopo quasi, anzi, oltre 2 mesi di stop, ho una pancreatite, aver perso 10 kg, finalmente posso tornare in pista. Ci troviamo qui all'autodromo, cartodromo, motodromo, quello che volete. Ci sono un po' tutti oggi di Busca. Ovviamente siamo tutti belli distanziati perché siamo ancora in fase 2. Ho la mascherina, ma me la sono tolta un secondo perché fra 10 secondi, infatti devo correre, devo mettermi il casco e andare in pista. Niente, oggi sarà una puntata un po' così, un po' improvvisata, perché sono 3 mesi e mi sono meritato di farmi una bella giornata in go-kart senza pensare troppo. E quindi ci vediamo in pista. Deprimente, deprimente. Come direbbe Giovanni, non vado avanti. Ho provato a fare una sessione, a parte non avere il fisico, come ho detto, ho perso quasi 7 kg dall'ultima volta. Non lo sento mio, non lo sento mio. Quindi diciamo che sono un po' demoralizzato per la prossima sessione. Ovviamente tornerò in pista, non stanno a guardare i tempi. Ci sono tante persone, ci sono le moto, ci sono le pit bike, ci sono i kart, kart a marcia, quindi si gira una volta ogni ora per soli 15 minuti. E quindi oggi non guarderò il tempo, ma cercherò di prendere un po' di fiducia, anche perché l'ultima volta, come sapete, sono finito nel muro e devo un attimo riprendere un po' di confidenza con il go-kart. Tutto qua. Tanto ora gare in vista non ce ne sono e quindi ci si può rilassare un pochetto. Ultimo turno un pochino meglio, ho una gomma che non ho mai usato, gomma gialla, la Vega gialla, che è una bomba, però quando inizia a scaldare attacca un po' tanto il mio kart, come sapete.
patisce un pelo, ma oggi non sono qua a guardare il pelo nuovo, devo riprendere solo un po' di abitudini, un po' di fisico, un po' di concentrazione, perché non mi sento proprio al 100% a mio agio, come è normale che sia dopo 3 mesi di stop. Intanto sono qui a guardare il Giusy, la secchiona, che sta facendo i primi suoi giri su un kart, un 125, un rock, e devo dire che se la sta cavando veramente, veramente bene. Adesso è un po' stanca, anche lei sta patendo lo sforzo fisico, anche perché fa veramente caldo, oggi ci sono quasi 30 gradi, e niente, farò ancora qualche giretto così io, come detto, giusto per riprendere un po' la forma fisica, e poi invece vorrei provare il GP Racing da 30 di Giovanni, e capire quali sono le differenze con il mio telaio, perché sono della stessa marca, e il mio è da 32, su da 30, e ho sempre voluto avere questa occasione, e se riesco ve lo faccio vedere. Ovviamente sono senza mascherina perché sono da solo, ce l'ho sempre qua in tasca, però e quando torno ovviamente nei box la metto. L'unico problema è che io soffro di allergia e sternutisco ogni 5 secondi, e vi posso assicurare che la mascherina sternutita dentro è una delle cose più da schifo che si può avere in faccia. Qui tra sudore e... vabbè, avete capito, che schifo. Ma è bellissimo, minchia, lo guidi così, va dove c***o dici tu sta roba. E il motore? Ci appoggi il piede in curva, scoppettina, ti tiene lì giro. Cioè, dopo ne parliamo con Giovanni, perché cioè a 50% pedale ho fatto lo stesso tempo di quello. Ma è un'altra roba. Cioè fai così, lo guidi così e lui gira. Ma il motore? Ma tutto. Tutto. Mamma, ragazzi, che giornata. Allora, a parte il dover togliere ancora tanta ruggine che si è formata in questi mesi, non solo per quello che riguarda la guida, ma anche la creazione dei video, ho un pochino affannato, devo un attimo riprenderci la mano. A parte questo, mi sono davvero divertito, sono contentissimo della giornata. Ho portato anche Giusy in pista per la prima volta, come avete visto. Ovviamente ci sarà un video dedicato solo a lei e alla sua prima esperienza su un kart due tempi a brevissimo. Stracontento finalmente di aver provato il GP Racing da 30, quello che usa Giovanni e anche altri membri del team KCM. Diciamo che è un telaio che si addice di più al mio modo di guidare, è un pochettino più reattivo nelle curve strette, scivola un pochettino di più. Se è vero che il 32 ti dà un pochino più di confidenza nelle curve ad alta velocità, lo senti tenere di più, poi nei tornanti o quando fa molto caldo, c'è molto grip, si fa fatica un pochettino a farlo girare. Sicuramente sono tutti e due dei telai molto veloci, se guidati ovviamente da dei professionisti non penso che ci siano così tante differenze, ma per un amatore come me ho trovato leggermente più semplice e leggermente più intuitivo il telaio da 30. Race Now riparte, da dove si riparte? Beh raga, non lo so, ovviamente dubito che si ricomincerà con il campionato di circuiti cittadini, in quanto per forza di cose una gara in centro città creerebbe degli assembramenti. Ora vediamo, ragioniamo anche con il team se fare delle gare del Brianza o qualcos'altro, oppure risparmiare le risorse e le forze e concentrarsi tutto sull'anno prossimo. Oltre a ciò, io mi sono, non so se si vede, completamente scottato, ragazzi, oltre che la mascherina, ricordatevi la crema, che forse è anche più importante. Io veramente non mi muovo ormai. Detto questo, questo è stato un video un po' così, come detto prima, mi sono voluto un po' divertire piuttosto che concentrarmi troppo a fare un video costruito. Spero che vi sia comunque piaciuto e che finalmente il rumore dei motori possa tornare nelle nostre case e farci emozionare. Vi ricordo di seguirmi sulla mia pagina Instagram, dove ovviamente posterò tutte le novità del caso, e di iscrivervi al canale. Ragazzi, siamo cresciuti tantissimo negli ultimi giorni, quindi voglio fare ovviamente un saluto e un benvenuto a tutti i nuovi iscritti. Spero che questo viaggio con me vi possa piacere, e poi volevo comunicarvi che
insieme a tanti altri amici abbiamo aperto un canale Discord dove potrete parlare tra di voi sia di videogiochi che di karting. Ci sono tanti appassionati di entrambe le cose. Abbiamo creato una bellissima community, sono davvero contento. Vi lascio il link qui sotto in descrizione, ovviamente è gratuito, veniteci a trovare, poi se non vi piace potete anche uscire, non c'è problema. Ovviamente non passerà tantissimo tempo da qui al prossimo video in pista, perché ho una voglia pazza già di tornare e di mettermi sotto e darci dentro. Ciao raga.